Bene, comunicazione, interrogazioni, temperanze, mozioni. Chiedo se qualcuno ha, no? Io non ho nulla. Maria Ida, la festa della... Sta per cominciare. Allora, io credo che in luglio un consiglio lo faremo, però ecco, sinceramente adesso non ho in mente nulla. Una commissione di territorio sul tema della viabilità, ce l'eravamo detti e lo facciamo, ma era per fare una riflessione un po' su viabilità intesa come sicurezza, quindi vorrei condividere con la commissione alcune riflessioni rispetto a quello che potremmo fare per come limite per limitare la velocità in alcune strade sensibili, per esempio la provinciale che attraversa il paese, e anche magari procedere con la presentazione di alcuni incroci un po' più. Quella è già comunale? No, quella è della provincia. Non è ancora passata? No. Cioè la provinciale, dici la provinciale est? Provinciale, sì. Sì, la circonvallazione. Anche se ricordo che gli accordi, non mi ricordo quanto formalizzati, erano che con la realizzazione della rotatoria si sarebbe potuto fare lo scambio dei tracciati, al quale la provincia aveva sempre opposto resistenza in quanto la geometria della curva Masetti non è per loro regolare. Ma nei dout des contributi in parte comunale, eccetera, eccetera, per la rotatoria, si definì che fatta la rotatoria si poteva fare lo scambio. Questo lo dico per quello che stavi dicendo adesso, sindaco, perché molte delle valutazioni che si possono o non si possono fare sulla strada che attraversa il paese attengono alla categoria della strada. Una cosa se diventa una strada urbana comunale e un'altra se è una provinciale. Quindi secondo me questo tema che giustamente ha sollevato Roberto potrei quasi dire è primo rispetto ai ragionamenti che si possono fare lì, però io sono sicuro di quello che dico, cioè sono sicuro che, e secondo me nella convenzione relativa alla rotonda, secondo me questo è scritto, ci guardiamo. Io ricordo due temi: uno era l'incrocio dove è stata fatta la rotonda, l'altro era quello della curva di Via Nuova, che anche quella non è mai piaciuta alla provincia, ciò che è sempre detto quando si farà così. Però hai capito? Siccome quella curva non rispetta le geometrie della strada provinciale, loro non l'hanno mai voluta prendere in carico, perché se succede un incidente loro sono nei problemi. Ma nelle diverse valutazioni, mettendoli davanti al fatto che comunque non è che perché non la prendono loro non c'è, no? Dopo c'era un tema di asfaltature, tutta una serie di cose, alla fine concordammo che con la rotatoria là, che era la soluzione del primo nodo problematico, loro avrebbero preso lo scambio. Secondo me l'abbiamo anche scritto. Quindi che ho sentito la provincia e l'intenzione è quella di formalizzare una richiesta comune per acquisire la rotatoria. Poi sullo scambio non si sono pronunciati, però ci eravamo un attimo fermati per aspettare questa. Perché la rotatoria è l'intersezione tra due provinciali e quindi a maggior ragione. Come devo dire, doveva essere provinciale, che per noi è anche meglio. Però pare che vogliano fare il passaggio di proprietà. Sì, ma io mettiamogli bene anche il resto. Sì, anche perché tra l'altro adesso c'è la parte di Via Nuova, quella diciamo dalla parte di Pieve, ha bisogno di essere asfaltata perché è abbastanza deteriorata. In effetti il traffico da strada provinciale, per quanto la gente passi anche dentro, ma il traffico principale pesante, passa lì. I primi quello pesante passa da lì, e quindi quello ha senso che sia gestito come tratto di strada provinciale. Sì, quel che non. Quel che prendiamo noi è. Tra un po' le province non ci sono più. È vero. Forse, perché non è la proroga, non è mica la storia. L'introito che abbiamo da lì è dai cartelli pubblicitari. Sì, però non ho quantificato quello relativo a quel tratto, solo al tratto della via provinciale, magari non è. Non si può più. Buono. Non si può più che cosa? No, perché sembra
zona di ostacolo alla pubblica sicurezza, no? Allora, la provincia non le autorizza più, quindi le autorizza finché la strada è nostra, sì, ecco, le autorizziamo noi, qui è parte della provincia, parte del comune, è chiaro che deve dare il suo parere. No, perché se la provincia non le autorizza, allora gli togliamo, diciamo che li teniamo noi i cartelli. Però sono su suolo provinciale, quindi però facciamo un cerchio, esatto, non c'è la testa. E prendiamo 40.000 euro all'anno. Vogliono determinate misure perché le pette vanno collocate in posizioni che non ostacolino la visuale alla circolazione. L'avevo guardata tutto il tempo anch'io. E... Roberto Scalvi. Sì, no, visto che abbiamo già finito, volevo dire l'ultima cosa. In effetti sulla circonvallazione est c'è un problema, si può restare su quella curva della casa cantoniera che è micidiale. Per quelli, sì, quello è brutto, anche vero. Per quelli che da, diciamo, da Bologna vogliono entrare a Castel d'Arte, sulla provinciale sud, quello specchio che non consente di vedere chi arriva, perché la strada è fatta così. E lì, secondo me, andrebbe anche al netto delle considerazioni sui cambi di proprietà delle strade, dipendenze delle strade, si deve trovare una soluzione velocemente. L'altro giorno ho preso il nome di mia moglie, perché in effetti ho rischiato io, ho girato e non arriva più forte, tu non hai il tempo, se arriva proprio in quell'attimo ti arriva addosso. Allora lì, in senso unico, divieto svolta a sinistra per quelli che vengono da Bologna, anche una soluzione tampone forse andrebbe meditata. Purtroppo il divieto di svolta a sinistra, che è un tema di sicurezza, scusate, ma era anche stato ipotizzato e si diceva nel momento in cui ci dovesse essere via della Concordia, perché in realtà quello lì è l'unico accesso dal paese, a meno che tu non voglia passare dal centro, per tutti quelli che vengono da Bologna, per tutta la zona, Vivaldi, Costituzione, Europa Unita, eccetera, eccetera, passano tutti per lì, che è una metà abbondante del paese in termini di edificato e di popolazione residente. Quindi è delicato perché c'è un tema di sicurezza nella svolta a sinistra, però è anche vero che se tu non li fai passare da lì, dopo obblighi la gente comunque a passare per la piazza. No, gira molto come vuoi, no? Mi temo. Vabbè, insomma, va bene. Però è trasmigri un punto nero diluendolo, diciamo così, in un incremento significativo del traffico nella zona urbana. Quindi, la via della Concordia su questo invece sarebbe stato, perché se tu lì ci metti il divieto di allora la gente della rotatoria si va a prendere via della Concordia, se tu non consenti di entrare lì, ma finché non c'è. E sulle più delusioni, volevo dirvi una cosa che mi è successa oggi, poi sì. Oggi ero in un paese della provincia di Venezia, dove noi, come dove lavoro, abbiamo lì una fideiussione di 7 milioni di euro per opere di urbanizzazione, un comparto grosso. La compagnia assicuratrice è fallita. Quindi, cioè, adesso i comuni sono obbligati ad accogliere sia le fideiussioni bancarie che quelle assicurative. Non possono dire no, quella assicurazione non la voglio, una volta si vede, adesso non si può. Quella fideiussione che comunque risale al 2007, quindi se il comune vuole, fa causa, cioè la può chiedere, se noi non diamo, ci fa causa alla fine del riforma, però ci mette 7-8 anni. E quindi la prima escussione che tra virgolette tutela il comune evitandogli una causa civile, anche in quel caso, perché dico questo? Perché sì, è una, secondo me, una riflessione un po' più generale da fare, quella che emergeva anche da come tutelarsi da determinate situazioni. Il comune di Angelato, in anni passati, secondo me, eccedendo, ti faceva fare prima tutte le urbanizzazioni e poi ti faceva fare le case. Ho sempre detto che è un atteggiamento esagerato. Probabilmente lo è. Tuttavia, dopo certi problemi non li hai di sicuro. Hai solo delle foglie, però per vedere il caso. No, infatti allenavo anche la roba industriale, vedi dei comparti finiti, però se riesce a... O almeno ragionare su delle sorte di subcomparti piccolini in cui tu dai permessi a costruire solo quando solamente le urbanizzazioni sono finite. Quella
porzioni, insomma, bisogna probabilmente attrezzare, evitare di caricare eccessivamente, che cominciano a fare le case quando ancora non c'è l'illuminazione, la strada finita, eccetera. Insomma, allora, a proposito di assicurazioni, mi fa vedere cambio, a proposito di assicurazioni, c'è stato il terremoto, no? Allora, prima, diciamo, le nostre assicurazioni, ho sentito, insomma, la nostra, ma anche molti comuni, avevano anche, diciamo, le assicurazioni tendevano ad assicurare gli eventi di calamità naturali, compreso il terremoto, quasi come un regalo in più, no? Bene, adesso le assicurazioni non vogliono più assicurare del terremoto. Noi, insomma, il nostro broker ha chiesto a una ventina di compagnie, per ora non ce n'è stata una che è stata disponibile, non interessa mica quanto premio, aumentare il premio, non lo fanno, staremo a vedere, perché non è un bel segno. Interpellati necessariamente per il fatto di rendere obbligatorio, tra l'altro. Mentre la scuola è stata fermata, c'è la discussione per rendere obbligatorio. Ma certo, è giusto. Sì, basta che non ti chiedano 100.000 euro all'anno, certo, uno ti rende obbligatorio, dall'altro lato non te lo vuol fare. Però guarda, adesso di nuovo quello fa forte, però se tu comunque hai a che fare con una compagnia assicuratrice, lei deciderà ben che cosa si sa e che cosa assicurarti. Se no, se lo Stato lo rende obbligatorio, te l'assicura lui, fa la sua assicurazione, poi te l'assicura. No, lo dico perché alla fine, però, insomma, ecco, quindi adesso, perché la polizza scade oggi, anche quella, quindi abbiamo un rinnovo, però per il momento sono rimasti fuori terremoto e alluvioni, perché non abbiamo trovato disponibilità, e adesso continueremo a cercarlo, ovviamente, insomma, perché è comunque una tutela importante, però c'è. Bene, dopo queste belle e utili notizie possiamo andare. Grazie a tutti, è chiaro che bisogna seduta.